Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Patti Chiari. Stasera parliamo di Multe, la croce degli automobilisti. Però va detto che quando, eh, come dire, uno commette un'infrazione, e ecco, quella multa se la merita, bisogna anche saperla accettare. Quel che è giusto è giusto. Questa sera qui nel nostro studio ci sono due automobilisti che pure hanno ricevuto delle multe. Lei da dove l'ha ricevuta, signora? Da Roma. Da Roma. E lei? Io dalla Pedemontana. Dalla Pedemontana, quindi multe dall'Italia. Esatto, ma eh, dove era quel giorno in cui ha ricevuto la multa? Era a Roma? Sicuramente non a Roma perché non ci sono mai stata. Non è mai andata a Roma? Mai in vita mia. E la multa arrivava da Roma? Arrivava da lì. E lei invece, nel giorno in cui ho ricevuto la multa, era sulla pedemontana? No, appunto, le, le volte che ho ricevuto io non ero la pedemontana. Quindi... Anche lei? Ogni tanto la prende la pedemontana? Ogni tanto sì. Ma il giorno in cui ho ricevuto, alcuni dei giorni in cui ho ricevuto quelle multe lì, lei non c'era sulla pedemontana? No, io non ero lì. Eppure tutte e due ricevete una multa da posti dove non eravate. Ma esatto. come è possibile tutto questo? Il sommario di Patti Chiari. Multe da multare. Veicoli con la stessa targa, errori umani e addirittura falsificazioni. Così automobilisti ignari sono chiamati a pagare per altri. Tutti i consigli per non finire in un vicolo cieco. Mangia che ti ammali. Gli atti istantanei, confezionati, industriali, gli alimenti ultra trasformati finiscono sotto accusa. Sarebbero associati al rischio di cancro. Tutti i segreti del cibo spazzatura. Il caos delle multe. Eh, di questo che parliamo questa sera nella prima pagina di Patti Chiari. Diciamo che è una situazione davvero incresciosa quella che stiamo per raccontarvi eh, le cui conseguenze a volte possono essere davvero molto ma molto pesanti per le persone che finiscono dentro quello che si trasforma a un certo punto in un vero e proprio tritacarne da cui è difficile veramente uscire sentirete presto le loro testimonianze ma, e non solo le loro perché vedrete che i casi si stanno davvero moltiplicando e probabilmente va anche detto che dietro a questi casi ci sono anche dei malintenzionati Eleonora Terzi sì è vero ci possono essere dei malintenzionati ma Forse l'aspetto più strano di queste, di queste vicende, che come abbiamo detto, siano dei malintenzionati, siano degli errori, siano semplicemente dei malintesi, è che per i cittadini che ricevono la multa diventa poi un vero e proprio calvario. Allora. Senza riuscire a uscirne e farsela, a toglierla, sembra un'impresa impossibile. Malgrado queste persone possano non so, dimostrare che l'auto in questione non è la loro, che quel giorno si trovavano da tutt'altra parte, come nel eh, loro caso appunto: come nel loro, nel loro caso, non è scontato che poi. Riescano a farsi togliere questa, questa multa. Si tratta di persone che lottano per mesi, per anni, botte e risposte, e poi magari alla fine non ottengono nulla. Se avete qualcosa, una storia simile da, da raccontarci, se avete delle domande, sapete come fare. Potete telefonarci, potete entrare nei nostri social oppure scriverci una mail. Benissimo, allora cominciate pure, dicevamo è difficile districarsi Lei da quanto sta lottando? Tre anni e due mesi. Tre anni e due mesi. E lei? Ma io un paio d'anni. Anche lei due anni e non se ne viene a una. No. Niente. Allora adesso andiamo a vedere quello che è successo, lo spieghiamo bene e ripeto i casi non sono solo quelli di queste due persone che sono qui questa sera, eh, quali possono essere le conseguenze di queste situazioni. Eh, in alcuni casi diciamo che, come dire, il problema ce lo andiamo anche un po' a provocare noi come amministrazione pubblica perché eh, vedrete che a volte proprio il sistema... Eh, Contribuisce a far sì che la situazione non sia proprio facilissima eh, da gestire. E adesso vi spieghiamo meglio nel servizio. Guardate quello che è successo, è tutto realizzato dal eh, giornalista Resi Canonica e dal nostro videomaker Luca Marcionelli. Guardate il servizio. Ok, qui vediamo ad esempio che ero tra Losone e Locarno. 2 giugno 2018, alle 15.25. Qui ero in Svizzera Interna per lavoro, infatti, qua vediamo bene tutta la mia tratta. Sergio, una vita spesa a lavorare sul suo furgone. Ma oggi ad arrivare a furgonate sono le fatture della pedemontana. Questo ad esempio, ho pagata il 18 di aprile 2017. Sì. E è sempre sono... pedemontana. È tutto. sempre pedemontana. Ok. E qui mi segnala Milano Ovest il 26-7-2015. E per un pedaggio totale di 11,72 euro. Ecco, e lei non ricordandosi esattamente il 26 luglio 2015 se era passato meno, nel dubbio. Ho pagato la fattura. La sfilza di fatture non si ferma. E a mettersi in moto allora è il sospetto. E, e lì mi è giunto il dubbio perché ho detto: sento che io non sono mai andato, mi faccio come fanno a, a arrivarmi le, le fatture a mio nome con la mia targa se io non sono circolato. Eh sì. Non è proprio un dettaglio trascurabile. Sergio si ingegna. Non so bene come fare. Poi mi è venuto in mente che c'è l'applicazione delle targhe per il telefono. Ho scaricato l'applicazione sul telefono e sono andato a verificare col cellulare effettivamente eh, è, è registrato sì. a mio nome col mio indirizzo eh, sì. ed è corretto. Mm -hmm. Se però io immetto lo stesso identico numero di targa osservando i motoveicoli. Ecco che qui mi sono accorto che effettivamente eh, ah, sì. c'è un secondo detentore col mio stesso identico numero di targa. Due targhe identiche? Un errore? Purtroppo no, è tutto in regola. In Svizzera le targhe fino a 5 cifre possono essere assegnate con un numero uguale ad auto e moto. A differenziarle è la forma. Dettaglio che però sfugge alle telecamere della Pedemontana. Sarà questa la ragione del pasticcio? Verifichiamo. Chiamiamo la società incaricata dalla pedemontana a recuperare i crediti. Gli operatori che si occupano di eh, compilare la richiesta dei dati alla sezione del canton di piuttosto che altri enti, eh, queste informazioni eh, le digitano manualmente. Quindi. Mm. Ci possono essere degli errori umani? La, la, la l'identificazione del dato auto venga erroneamente indicato con la semplice lettera N che però vuol dire risalire un proprietario di una moto e quindi generare eventualmente un errore. E quindi nel nostro caso particolare è successo questo, è successo un errore umano? Eh, presumiamo che si tratti di un errore umano. Capito? Basta un operatore distratto e sono guai. Ma come dimostrare la propria innocenza? Sergio si rivolge alla sezione della circolazione. Mi fanno che sono al corrente di questa problematica, ma purtroppo al momento non esistono soluzioni. Secondo loro l'unica soluzione è sostituire la targa. La risposta è che lei deve sostituire la sua targa. Esatto, sì. Quindi deve assumersi i costi. Esatto. Sergio però a pagare non ci sta. Decide di contattare il motociclista col suo stesso numero di targa. Da una parte giustamente mi dice se non ci sono delle prove concrete che possano dimostrare i suoi effettivi passaggi, si rifiuta di assumersi le spese. Sergio non ha prove. Ma grazie alla geolocalizzazione del telefonino può almeno dimostrare dove si trovava. 21 luglio 2017 alle 10:52 Qui effettivamente okay. io sono andato a Malpensa, vediamo bene la tratta. Si vede proprio la mia partenza da casa a Losone in direzione di Malpensa. Ok. Quindi questa era giusto pagarla. Esatto, sì. Verifichiamo allo stesso modo altre 19 fatture. Dei 19 transiti, 18 non erano miei, ma sono stati effettuati dall'altro conducente e li ha pagati. E li ho pagati tutti io, sì. A questo punto, contattiamo noi il motociclista. Vuole rimanere anonimo, sì. quindi mi sta dicendo che è disposto a incontrare Sergio per, per risolvere la questione. Il motociclista sembra collaborare, ma davvero doveva arrivare patti chiari. Non spetterebbe alle autorità a intervenire? È sconsiderata una cosa del genere di lasciare il problema ai cittadini. Sono cose legali che, che libero cittadino, il piccolo cittadino, cosa fa? Si arrampica su paii vetri? Documenti alla mano, portiamo il caso di Sergio all'ufficio giuridico della sezione della circolazione. In questi casi è l'utente che si trova coinvolto in una procedura e diciamo così l'autorità pubblica o l'assistenza di associazione non può né offrire una vera e propria assistenza giudiziaria né costituirsi parte nel processo perché non lo è. Ma però possiamo offrire un altro tipo di supporto che è quello di aiutarlo a togliersi dagli impicci evidentemente dando tutte le informazioni che gli permettono di dimostrare la propria innocenza. In caso lei andasse di nuovo nel paese le darà problemi in entrata e in uscita o in occasione di controlli di routine. È una minaccia. Quindi è una minaccia. Mm. Con la mia auto, se voglio andare da qualche parte, fuori, non posso andare. Devo andare a prendere l'auto di qualcun altro. Ma cosa avrà mai fatto Morena per meritarsi tutto questo? Ha cominciato a metà settembre del 2016. Quando prendo la posta, come tutte le mattine, eh, mi sono trovata una, una lettera proveniente dall'Italia, quindi con lo stemma della città di Roma. Nella busta ho trovato una lettera eh, del Dipartimento delle risorse economiche della città di Roma, in cui mi intimava una multa per un parcheggio non pagato. A Roma. A Roma. Roma non fa la stupidata. Il problema è che io a Roma. Non ci sono stata a gennaio, come dicono loro, ma proprio non ci sono neanche mai stata in tutta la mia vita. Impossibile che fossi a Roma. Neanche cioè, su auto? No. 2216-00 sì? Questa qua è l'unica prova che loro hanno della mia multa. Nessuna foto a testimoniare l'infrazione. Solo l'annotazione di un agente che specifica la marca del veicolo, un Dodge. Eccola, questa è la macchina e già da qua si vede che c'è scritto Subaru. Cioè non, non, non si contano le volte che è scritto, è scritto dietro, col modello e poi comunque un Dodge penso che sia parecchio più grande e parecchio differente. Un'infrazione commessa a Roma. Dove Morena non è mai stata. Con un'auto mai posseduta. Ma la sanzione è arrivata a lei. Mi è venuto un mezzo colpo perché erano 116 euro. 116 euro, un bel salasso. Ma che cosa è successo? Il problema è che a me mi hanno mandato eh, la multa ad agosto, quindi ben oltre i famosi 60 giorni. Quindi non ha ricevuto... Io un non avviso. ho mai ricevuto un avviso di multa. E nel frattempo la sanzione, inizialmente di 28 euro, lievita. Lievita fino a quadruplicare. Morena non ci sta. Decide di dare battaglia. Ma un costo lo deve sopportare comunque. Facendo il ricorso, la prima cosa che mi ha detto l'avvocato: attenzione, a uscire per i prossimi sei mesi dal confine, quindi per sei mesi la mia libertà è stata limitata. Sei mesi di silenzio da Roma. Poi finalmente la risposta. Avranno accolto il ricorso? Mi arriva una nuova intimazione da una ditta di riscossione al riguardo della multa presa il 12 gennaio 2016 appena ho aperto la busta puoi immaginare non avevo un diavolo per capello ma avevo una tribù di diavoli per ogni capello questa volta a chiederle i soldi è una società di incasso con sede in Olanda E la, la multa naturalmente è lievitata a quanto? a 217,82 217,82 Morena inoltre ha un nuovo ricorso alla prefettura di Roma ma fino ad oggi ha ricevuto una risposta? No. Da nessuno? Da nessuno. Né dalla prefettura, da nessuno, né io né il mio avvocato. Nessuno ha ricevuto una risposta. E quella è una cosa che a me fa incavolare, perché rispondimi, mandami anche quel paese, ma rispondi. Ma lei non sarebbe disposta a pagare pur di avere la no. pace? No, è una questione di principio. Una persona onesta che non ha fatto niente, non vedo per quale motivo debba pagare una multa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 multe. 14 multe. Il mittente, un avvocato croato. La destinataria, una giovane ticinese. A raccontarci la vicenda è lo zio della ragazza. Mia nipote, eh, ha compiuto i 18 anni nel 2014. Ma guardate qui! Le multe sono state inflitte tra il 2011 e il 2013. Quando la ragazza era ancora minorenne e senza patente. Non poteva certo essere al volante di un'auto. Mia nipote ha una Clio. Nei documenti, invece, l'auto incriminata è una BMW nera. Decisamente qualcosa è andato storto. Dritte dritte, invece, le multe sono arrivate in Svizzera. Da un avvocato croato. Ma è normale? È possibile. Eh, quello che eh, poi eh, va, va detto è che senza incitare evidentemente a non pagare le multe dovute, perché se una multa dovuta giustamente bisogna pagarla, ma nel caso in cui si ritiene di essere assolutamente strani a questo, a questo fatto è importante reagire immediatamente. È quello che fa la ragazza, inviando in Croazia una raccomandata con tanto di carta grigia e carta d'identità. Per tre anni non riceve più nulla. Tutto a posto quindi? Eh no, una nuova raccomandata la informa che il caso non è chiuso. La multa è diventata addirittura un atto del tribunale. In cui eh, non si capisce bene cosa c'è scritto perché era solo in lingua croata. Lo zio invia in Croazia una dichiarazione ufficiale che attesta l'innocenza della nipote. Le multe le aveva prese il precedente detentore della targa. Dalla Croazia ad oggi no comment. E da Camorino? Noi non possiamo sapere ogni volta che viene rilasciata una targa se il precedente detentore aveva delle procedure in corso. Questo per le autorità non è possibile saperlo. Anche se lo sapesse diventerebbe comunque oltremodo difficile. Cosa facciamo? Ogni volta ritiriamo le targhe? Eh, facciamo dei blocchi sulle targhe? Eh, semplicemente perché è stata una volta commessa l'infrazione? Deve essere tutto proporzionato perché, comunque, cambiare il sistema è veramente qualcosa di abbastanza importante e complicato. Mani legate, ma i casi si moltiplicano. E basta navigare in internet per rendersi conto che da anni le multe croate fanno parlare di sé anche in altri paesi. Ma può succedere anche di peggio: le targhe possono essere clonate. Ogni volta che apro la bocca a lettere, io controllo perché mi aspetto di trovare l'ennesima richiesta di pagamento. È iniziato tutto il mese di agosto del 2017, mi sono ritrovata nella buca lettere questa multa che arriva da una società privata di parcheggio in Serbia, in una località che neanche so pronunciare. Guardato, la macchina non è mia, il colore nemmeno è lo stesso, però con la mia targa. Ho pensato a un fotomontaggio, non è niente, boh, non lo so. Monica si rivolge comunque alla polizia. E mi hanno un po' confermato i miei dubbi, ma guardi, si tratta di una truffa, non si preoccupi. Sì, però le società d'incasso le stanno alle costole. Prima una ditta di Londra. Poi la minaccia si avvicina. Ho cominciato a preoccuparmi nel dicembre del 2018 perché ricevo. Un'altra multa, sempre la stessa multa, ma da un'altra società d'incasso, questa volta con sede a Bar. Quindi svizzera. svizzera. Monica è preoccupata. Teme di ricevere un precetto esecutivo. Ma sentite cosa dice il capo dell'ufficio giuridico? Adesso è abbastanza chiaro che una società svizzera, con sede in Svizzera, non può eh, incassare per conto di uno stato terzo. Quindi non può. Operativamente agire sul nostro territorio presentandosi come società svizzera d'incasso e chiedere il pagamento e minacciare poi procedure esecutive. Monica cerca di scrollarsi di dosso la società d'incasso con una raccomandata. Dopo un po' mi scrivono una lettera in cui dicono che loro comunicano solo in tedesco oppure in inglese. E, eh, oh. e quindi non danno seguito a, oh. alla mia lettera come se non l'avessi spedita. La cifra lievita e la società di incasso le propone addirittura di pagare la multa a rate. Preoccupa perché la cifra continua a aumentare, eh, quindi la minaccia si fa anche più pesante di volta sì. in volta. Ogni dieci giorni... Io ricevo lettere di, da questa e-collect con la, la cifra della multa, adesso siamo a 160-170 franchi, con la minaccia di precetto esecutivo e che devo pagare. Ci si sente un po' perseguitati, devo dire, non è una bella situazione, non è piacevole. A questo punto non so se devo cambiare targa, io ho anche paura che magari la mia targa, se è davvero clonata, venga usata, non lo so, io magari per... Uh, per qualche atto criminale. Monica non è l'unica ad essere presa di mira. In pochi mesi diversi cittadini di Bellinzona ricevono lo stesso avviso di multa da società di parcheggio in Serbia e in Bosnia. Targa uguale, veicolo diverso. Siamo davanti a casi di targhe clonate. La sezione della circolazione è al corrente del fenomeno. In caso di clonazione offre un aiuto in più. In questo caso, a differenza di altri casi, consigliamo e ci suggeriamo eventualmente il cambiamento della targa. Il cambiamento della targa viene fatto gratuitamente e soprattutto, poi la targa ritirata viene poi, diciamo così, bloccata, non viene più rilasciata perché evidentemente vogliamo evitare che un futuro nuovo detentore si ritrovi poi negli stessi problemi del detentore precedente. Nel caso delle targhe clonate, le autorità si sono messe in moto. Per tutti gli altri automobilisti, alle prese con errori e burocrazia, quanto sarà ancora lunga la strada. Beh, avete visto, sono dei casi veramente assurdi: targhe clonate, targhe uguali, errori. C'è veramente di tutto. E quando si finisce dentro questo tritacarne, non è veramente facile uscirne. Abbiamo detto, siete in ballo da diversi anni. Eh, adesso signora rispetto alla situazione quando abbiamo fatto il servizio ci sono delle novità c'è qualcosa di buono, allora, qualche buona notizia o no? due settimane fa mi ha chiamato l'avvocato che dopo aver fatto pressione ma al, a livelli di mail non dico quotidiane ma settimanali all'amministrazione di Roma all'amministrazione ah, di Roma è riuscito ad ottenere di bloccare il, il mio procedimento Blocca. in attesa che il prefetto decida di decidere. Ah, c'è cioè un gioco che di Che cosa parole... non, lo so, non lo si sa. Comunque, che un decida. O burocratica di decidere. Come, esatto. eh, come, de, come descrizione, cioè, de, è proprio scritto così: che decida, decida di, di decidere. decidere. Io spero che decida di decidere entro la fine di questo secolo. Eh, sì perché ormai diciamo sono tanti, tanti anni a questo punto lei sta subendo delle conseguenze anche personali Sì perché di base eh, fin tanto che il procedimento è in atto c'è il rischio che magari passando la Dogana come mi era stato scritto eh, possano sequestrarmi la macchina Dogana Sud e a questo punto anche Dogana Nord perché la seconda richiesta è arrivata dall'Olanda da una ditta olandese, olandese con sede in Germania quindi veramente, veramente sotto pressione, devo dire. Tra l'altro, tutto questo implicherebbe anche dei costi implica dei costi. Lei ha la protezione giuridica. Io la protezione giuridica. Che la sta coprendo, ma sì. altrimenti sarebbe stato veramente sì. difficile no, sì. a riuscire a uscirne da questa situazione. Esatto. Che peraltro non è risolta. Ecco, invece lei, sta moto e la macchina, stessa targa, è riuscito. Noi abbiamo parlato no, con uh, il motociclista, sì. ha detto che si sarebbe. Poi messo in contatto, vi siete sentiti? Allora, ci siamo sentiti telefonicamente, dovevamo trovarci eh, per eh, almeno tentare di guardare con la geolocalizzazione di, di trovare una soluzione, almeno su quelle date che riusciamo ancora a vedere, cioè capire cosa doveva pagare lei, cosa ma esatto. lui. Mi però... pare di capire che deve pagare tutto lui, però, più <ride> o meno o no, e, più o meno, secondo quello che ho controllato, sì. Lei le sue le ha pagate, ma sta continuando a pagare anche le altre. E eh, sì, continuo a pagare e finché, cioè, se me ne arrivano ancora io le tengo lì e non le pago più perché non trovo giusto che devo pagare. Non le paga Ma e allora come è finita con con la motociclista? Vi siete messi d'accordo? Momentaneamente non ancora, e in più ho anche notato che la, la targa della moto è ancora attiva, quindi non abbiamo comunque risolto il problema della pedemontana. Ah, perché lui avrebbe potuto cambiarla volendo. Sì. Anche lei potrebbe cambiarla. Anch Io potrei, sì. Però lei non lo vuole fare. Esatto. Perché? Ma perché sono legato alla targa anche per questioni familiari e quindi e poi in secondo luogo dico l'errore non è mio e non ve lo devo cambiare perché? la targa. In più dovrei sopportare dei costi non indifferenti. Sì, perché effettivamente abbiamo, in realtà abbiamo visto che viene incontro eh, la sezione della circolazione con un cambio gratuito, ma nel caso delle clonazioni nel suo caso invece è una targa uguale per moto e auto tra l'altro una situazione un po' paradossale non so quanti di voi lo sapevano che ci sono appunto le doppie targhe io non lo sapevo ma vediamo che cosa eh, se ci può aiutare a spiegare anche a dare dei consigli a voi a chi è a casa eh, un esperto in materia un avvocato presidente tra l'altro dell'Unione Automobilisti e Motociclisti nel nostro studio stasera l'avvocato Rossano Guggiari Buonasera 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 Salve, salve, prego ho visto che guardava il servizio scrollando sì. la testa, <ride> situazioni veramente assurde. Sì, ci hanno preso di mira. Hanno preso di mira la Svizzera, secondo lei? Ma è possibile perché noi siamo. Perché anche in Italia eh, ci sono stati casi. Sì, sì, però l'Italia se la gratta con gli, con gli italiani. Però il fatto che arrivino a cronare adesso, ho visto le targhe eh, di cinesi in Croazia, le multe da Roma, la pedemontana, eccetera. Mi sembra che siamo diventati un po'... Già siamo un po' la barzelletta. Mm. Basta vedere il poliziotto fermato e, e multato e punito perché inseguiva un, un delinquente a velocità. Cioè, Vabbè, sono... Non diamo diciamo. una bella immagine. E, e secondo me questo può anche essere frutto del, di, di, questo, di questo sistema. Comunque è una situazione veramente assurda dove è anche difficile tra l'altro trovare delle contromisure. Abbiamo visto che l'autorità fa fatica. Esatto. <coughs> Lei sì. che pensa delle, di queste difficoltà? Ma le difficoltà ci sono perché la materia è molto complessa. Allora, ci sono... Cerco di sintetizzare perché è veramente. Sì, veramente Poi magari complessa. lo facciamo riferendoci ai casi. Sì. Allora, per quello che concerne la notifica della multa, eh, ci sono degli accordi, Schengen, eccetera, eccetera. La notifica diretta alla, alla, al presunto contraventore è possibile. Quindi, senza passare per vie particolari. Il problema invece è l'incasso, perché mm -hmm. Ci sono tre fasi, se vogliamo, la notifica della multa. Quella che è più difficile che vedremo è la difesa che può eh, intraprendere chi, chi viene colpito e poi l'incasso, perché per l'incasso ci sono degli accordi, eh, se non ricordo male ho qui tutti gli appunti che la mia collega Gottardi che ringrazio mi ha fatto un lavoro eccezionale, mi pare ci sia solo la, con, la, con la Germania e con la Francia per l'incasso anche se un procedimento giungesse sì. a, a condannare il tribunale croato, il sottoscritto, perché ha preso delle multe, non hanno la facoltà di incasso. Però non potrebbero incassare, E però... il problema si pone quando io mi reco veramente nello Appunto. Stato. Ecco, ricordo un vecchio film di Consordi, Detenuto in Attesa di Giudizio, che è bellissimo, andrebbe visto, e crea il rischio che... Uno va per esempio in Italia per farla breve, dove c'è stata una procedura, una condanna, uno non si è difeso, le multe li evitate fino a chissà dove. Arriva in un casuale controllo, scoprono che possono scattare sequestri un po' all'italiana, eccetera, eccetera, per, per, perché da quel lato il rischio c'è. Cioè, Noi non possiamo allora... fare niente, lo Stato italiano è sovrano anche allora... nelle regole. Beh, articolare. questo è quello che in teoria teme la signora, giustamente. Al, eh, ecco. Ma sì. allora. Il problema delle targhe uguali, da, da, visto dal suo punto di vista come presidente di un'associazione, è un problema o no? Non si è mai detto no, che non è un problema, anche perché... Non è un problema. Ma no, ci sono le targhe, non ci sono solo le targhe moto e macchine, perché noi abbiamo anche le targhe colorate, abbiamo le targhe eh, agricole, quelle verdi, abbiamo tutto. quelle blu, quelle... Quindi quelle non numero... è un problema per il ah, fatto no. che siano lo stesso numero. E cosa deve fare il signore? Che consigli gli può dare? Allora, difendersi perché? prima di tutto, perché lui ha già potuto, eh, con la sua geolo geolocalizzazione, stabilire che non era lì. È vero che l'autorità potrebbe sostenere che ha lasciato il telefono all'amico piuttosto che. E quindi, però dico, parte abbastanza bene. L'importante è che si difenda, perché eh, l'autorità italiana c'è un articolo del codice della strada italiano che dice che devono notificare entro 360 giorni ai cittadini non domiciliati in Italia. Entro 360. Entro 360 giorni. Altrimenti la multa non è più valida. Però se uno la riceve la deve comunque contestare. In questo caso c'è cioè, un po' diverso perché lei non erano multe in realtà, erano, sono le fatture della Pede Montana. No, eh, no, no, sono procedure di incasso. Procedure di E le prime che mi sono pervenute eh, vanno già nell'anno 2014-2015. Ecco, la pe però Cosa la Pede eh, se non ricordo male, non è lo Stato, ma è una società Privata, di diritto certo. privato. Sì. Quindi, è, per fare un paragone mh, abbastanza chiaro, è come se io andassi in un albergo gestito da una catena, quindi privato, e non pagassi la, eh, quello che ho fatto, la consumazione. Quindi, lei dice più problematico per lui? Questo. No, non è più problematico. Potrebbe essere, tra virgolette, più facile per la, per, per la pedemontana incassare, una volta stabilito che è lui quello che guidava, perché è una procedura privata, è come se io non sì, ho pagato l'albergo piuttosto che il fornitore. Però di fatto lei cosa sta facendo? Le sta buttando via adesso? Non le, non le paga? Non le pago no, Continuano però a arrivare. continueranno a arrivare e poi c'è comunque il problema è che se io un giorno come lei dovessi andare in Italia e dovessi incappare in un controllo che è, eh, anche a me potrebbero sequestrarmi il veicolo e avere chissà che problemi. Allora, c'è una differenza tra l'incasso di, di pedaggi o di, o di tasse di parcheggio di società private, che sono dei privati, rispetto a quello che è lo Stato, la famosa multa di Roma, perché lo Stato è lo Stato e quindi eh, ha, facoltà, ha facoltà, semmai di fare il fatidico sequestro sì. e quant'altro. Invece il privato può agire con tutti i mezzi del diritto italiano, ma dubito che possano fare un sequestro per una. Non la multa, la tassa di posteggio o la se tassa. Se questo le dice Piede che sì. però insomma per lui diventa difficile adesso. Concretamente cosa deve fare le altre persone che sono nella sua situazione? Scrivere alla Pedemontana, mandare, non so cosa deve fare? Allora, concretamente, una, una cosa molto chiara. Allora, scrivere di sicuro e cercare di far chiarire. E se questa. Eh, possiamo fare via chiare un appello a tutti quelli che si trovano in una situazione del genere, perché se Pedemontana dovesse ricevere non solo la sua, che è una, una goccia nel mare, ma. Ogni persona che si trova con. Il... scrive, scrive, scrive. a un certo punto devono risolvere il problema perché. perché la pedemontana ha una registrazione fotografica o video, però poi è l'operatore che prende nota e, e si perde questa, questa prova. Ecco, è lì però che vorrei... continuano ad arrivare anche dopo. Cioè, gli errori sono continui. Sì, Questo sì. È un una roba assurda. E nel caso della signora ha detto 360 giorni di tempo per. Um, Lei l'ha ricevuta nei nove mesi, mi pare. Lei l'ha ricevuta nei nove mesi, no... mesi, ma erano già scaduti i 60 giorni. Per cui no, per credo... l'estero sono 360 giorni. Dice un articolo adesso, non ricordo a memoria, del codice italiano. L'importante è che poi quando si fa la contestazione si ha 30 o 60 giorni per il giudice di pace o il prefetto del luogo della presunta multa e questo andrebbe fatto. Lo so che ci sono dei costi, purtroppo se non si ha una protezione giuridica... A rischio, Beh, la ce per fortuna sua, sì, quindi l'invito semmai a munirsi, a munirsene, eh, altrimenti il rischio è veramente che l'avvocato costa molto di più che, che la. Che la... Il il è... no. Perché, non... Perché il mio era già un richiamo, eh? cioè io non ho mai ricevuto la prima multa, io ho ricevuto quella che è la seconda multa. Con un... Gesù i... le, spese. Le, spese. Le, spese. le spese e gli interessi di mora. E però Quindi va contestata, altrimenti... c'è Infatti l'abbiamo contestata il giorno stesso e per due anni non si è sentito nessuno, e neanche poi? una risposta, né crepa né scioppa, come si dice in dialetto. E poi dopo due anni mi arriva di nuovo, però questa volta con i miei dati trasferiti ad un'altra agenzia di incasso e già questa cosa mi fa girare le scatole. Perché, perché si sono venduti il mio debito cioè. già è inesistente, ma se lo sono venduti, quindi sono già in due a lucrarci. Questo è il problema della burocrazia, della quale sono particolarmente nemico, e specialmente quella italiana, che non è che brilli per, per, per efficienza. Per fortuna ho visto che. La vettura che risulta sullo scontrino del poliziotto è una Dodge, esatto. e la sua è una Subaru, quindi non sono proprio macchine identiche, quindi il prefetto che deve decidere di decidere, spero che decida di Questo... decidere esatto. che non le la... l'avete mandata, eh? il prefetto sì, ha sì, gli elementi. La... Per il prefetto decidere due volte decidere. gli abbiamo mandato, tutto allora. sia da Camorino che eh, le mie carte grigie, qualsiasi cosa, l'istoriato. E, e quindi di, di quindi base, non nessuna, però dico non riuscirmi a copiare una targa da fermo, dubito. Quindi Ma è lei... a, mio, a mio avviso, c'è qualcuno in giro con la mia targa. Cioè, una, una, lei pensa possa essere una forma di clonazione? Hanno copiato eh, sì. la targa, sono sì, che... due, due allora, partisti. Posso... Dica risponde, Intanto faccio entrare la collega Eleonora perché vedo che da casa arrivano domande. Voleva rispondere: sì, ci sono due possibilità: o la targa clonata, è come la, dalla Croazia, o il poliziotto che ha sbagliato a segnare un numero. Sì, però lei diceva con un'auto ferma lì, tranquillo a scrivere un numero. So eh, vabbè, ma basta uno zero colore. fatto male, sì, sembra un 6, o viceversa. Eh, subito. Allora, Eleonora, eh, però ci sono anche novità sul caso della signora Terzaghi per la multa dalla Serbia, giusto? Sì, beh, è, arrivato... è arrivata la, una presa di posizione, eh, una novità da parte della società di incasso svizzera, la e-collect, che ha, dice, bloccato la procedura di riscussione sul caso della signora Terzaghi. Almeno questa è una buona notizia. Cosa significa? Cosa può significare durante la realizzazione del servizio? Perché noi li abbiamo chiamati, sì. hanno bloccato. Ma allora io ringrazio Patti Chiari per queste operazioni che sono fantastiche perché portano poi a sensibilizzare. Io ho l'impressione che queste multe che vengono, in questo caso dalla Croazia, siano un po' sparare nel mucchio e nel mucchio immagino che la maggior parte paghi perché costa meno pagare che andare dall'avvocato, eccetera, eccetera. Quindi certe volte purtroppo funziona così, credo. Poi però... Poi, però eh, ci, hanno, ci hanno scritto perché noi avevamo richiesto un'intervista che hanno rifiutato, hanno risposto via mail eh, scrivendo che loro ricevono dalla sezione della circolazione il nome del proprietario dell'auto e non il tipo del ve di veicolo. Quindi in caso di errore, eh, le prove devono essere portate dall'automobilista. Magari un invito all'ufficio della circolazione, che, che è abbastanza facile per loro, a dire il numero di targa e il giorno del, del fatidico della fatidica infrazione. Che, che veicolo fu, che veicolo era. Agevolerebbe già un pelino. Ma lei dice che lo deve portare l'automobilista, non dovrebbero essere loro a dimostrare. Certo che devono essere loro, però alla fine loro eh, dicono eh, no. Eh, esattamente. È la... E quindi se quando loro chiedono alla sezione della circolazione il, il numero a chi corrisponde il detentore, magari indicare anche il, il tipo di veicolo, il colore, eccetera, che aiuta. Ecco, è vero che tocca a chi richiede provare. Ma se chi subisce collabora anche con lo Stato che aiuta... Sì, perché... Tra l'altro la signora ha mandato la dichiarazione, la signora del servizio, che è andata persa, pensi bene. Quindi anche questo si, si aggiungono problemi a problemi. Eh. Ed è stata rimandata dalla polizia cantonale questa volta. Quindi almeno c'è anche un mittente ufficiale che mm. ha spedito. Speriamo che in questo caso possa andare meglio. Vediamo se ci sono altre esperienze da casa, altre ah, cose. Eh, sì, voi prima state dicendo che la maggior parte dei casi si tratta di errori, però ne succedono veramente tanti, tanti. le storie che ci stanno, ci stanno arrivando. C'è da dire che arrivano delle segnalazioni di gente che dice: mi è successo con una telefonata ho risolto'. Quindi ah. a volte a quanto. Pare succede, si risolve. però non è sempre così, come ad esempio il caso di Claudio. Che dice che mh, la mamma aveva ricevuto una multa di parcheggio a Como senza mai essere andata a Como. E dopo molti mesi hanno scoperto che la targa incriminata era una targa provvisoria. Ma anche in questo caso è possibile avere lo stesso numero su una targa fissa, una targa provvisoria? Mi fanno una bella domanda, questo sinceramente non lo so. Però è già strano, beh, vediamo. Mi beh, sembra strano. Verificheremo. Non lo so, mi, mi coglie. Non sono proprio specialista. Fino a sì. Sul doppione delle targhe, c'è Edmondo che ci fa un'altra domanda: dicendoci il problema non è solo tra auto e moto, ma anche tra auto e rimorchi. A me è successo a Lugano problema risolto con una telefonata lui, esatto lui è uno di quelli che ha risolto con una telefonata quindi... ma dice che lo stesso numero era anche su un rimorchio ma allora come eh, cioè, sì. non ci sono solo gli stessi numeri sulla moto o la macchina ma sulle targhe agricole blu quelle marroni e, e con colori diversi e Però... eh, fino a cinque cifre il numero può essere uguale quindi Altro. andiamo avanti c'è che dice che ha avuto un problema al casello eh, gli sono stati fatturati due mancati pagamenti al casello di Como eh, che, dove non era mai stata chiede una foto ma non gli hanno mai fornito nulla e poi da lì non ha più sentito nulla può stare tranquilla, deve insistere prima o no, poi non arriverà no, deve insistere no. No. <ride> <ride> non stuzzichi il canche dorme però se ricevesse qualcosa beh. Beh, però abbiamo visto che a volte i tempi sono veramente lunghi Prima, anno, ma c'è gente che è arrivata anche addirittura molti anni dopo eh. E questo alla fine uno se ne dimentica anche. Per la verità è capitato anche a me. Ah. Eh, dove mi è arrivato un pagamento di un stupido casello, io ho il telepass per cui non era possibile che, che, che non avessi eh? e a un certo punto, via mail, ho fatto tutta la ricerca, eccetera, e abbiamo stabilito e sono stati carini alla fine, che quel giorno era, non mi ricordo più qual era, ma c'era lo sciopero dei. c'erano ancora i casellanti, quindi in sala a, 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 un po' di tempo fa, e tutti, tutte le barriere erano aperte. Eh. Però. Ugualmente facevo la foto e quindi. quindi errori anche di questo tipo. Sì. Ancora qualcosa in conclusione? ancora qualcosa è una la... che ci dice di aver ricevuto molte multe di uno scooter che a quanto pare prende molti radar nella zona di Como. Per evitare il problema ha bloccato la targa in modo che per avere i dati eh, bisogna richiederli a Camorino. È una buona strategia? È un... bah, penso che ha tolto il, il fatto di poterla consultare sull'app. Sì, di poterla targhe. consultare sull'app. Sì, non è male, è già, già un ostacolino in più. Questo è un, primo, un, un consiglio pratico. Sì. Forse ancora una domanda da parte di Cinzia che ci chiede: lei ha ricevuto una multa dalla Serbia, ha pagato per, per paura. E, però guardando la puntata si è detta, probabilmente anch'io sono vittima di un caso di targhe clonate e non posso più fare niente visto che ho pagato. Beh, se ha la voglia, la forza e i soldi per andare in Croazia a richiedere il pagamento giustificato, lo può fare, ma dubito che. Intanto sul sospetto delle targhe, targhe clonate ci abbiamo avuto una risposta dalla, dalla, Se, dalla Bosnia. Dalle, perché sì, abbiamo, avuto, abbiamo contattato le autorità bosniache, esatto, le due repubbliche tra l'altro. Esatto, Ci ha risposto il ministero dell'Interno della Bosnia, informandoci che la polizia stradale non ha, non ha mai avuto a che fare, non ha mai segnalato casi di targhe svizzere contraffatte. Quindi loro non sono a conoscenza di non questo Non sono a conoscenza del problemi. fenomeno. Anche il Ministero dell'Interno della Repubblica Serba di Bosnia ci conferma di non aver avuto casi di targhe clonate, loro aggiungono però di eh, segnalare i casi avvenuti sul loro sito. Poi cosa se ne faranno, non si <ride> sa, però di farlo. Va bene, quindi almeno facciamolo entrare nel sito della Repubblica delle due Repubbliche, dopo magari possiamo metterlo sul nostro sul nostro, il loro, il loro indirizzo, il loro sì. indirizzo email sul nostro sito. Benissimo, andrei davvero alla conclusione. Adesso signora eh, diciamo che lei ha la sua, la sua libertà è abbastanza limitata in questo momento sì. ma che cosa intende fare alla fine quando riuscirà allora. e se riuscirà io glielo auguro a venirne fuori prima cosa andare a Roma perché non vuole. essere <ride> andata a Roma vale <ride> no, la è... pena visitarla esatto. devo dire no, quello che io voglio <ride> è un foglio col timbro della prefettura che indica che la mia multa è stata cancellata Può Chiederlo dovrebbe okay. ottenerlo, Beh, sì. dovrebbe essere quello che decide il prefetto. Se decide, so, esatto, siamo, il prefetto. Sì, sì. se decide di non decidere, a questo punto sto valutando se vi è una possibilità di chiedere un risarcimento. Perché cioè si sta violando una mia prima del risarcimento. Dovrebbe esserci la via, che in Svizzera c'è, ma sicuramente anche in Italia, del, di, di, di ottenere la dichiarazione che stanno commettendo un diniego di giustizia. Ecco. Cioè, io non ho giustizia Perfetto. che ho diritto di avere. Dopo però dopo si arrisca che i tempi per ottenere no, la, la decisione la, in la questo senso. Quando la, le questioni diventano di principio... Per lei allora, è diventata una questione Cioè la mia è diventata di... una questione di principio perché facendo quattro calcoli Ma di... ci si guadagna se qualcuno, se qualcuno non, non fa niente e paga così loro ci fanno dei bei guadagni. Lei invece adesso prossimo passo. E non so neanche bene come fare perché io ho già scritto alla Pedemontana Nevi credit e a volte o non ricevo risposta oppure una delle ultime risposte che ho ricevuto mi hanno mandato un'email lunga un chilometro spiegandomi come funziona la Pedemontana senza rispondere alle mie domande su quello che è accaduto e quindi sinceramente al momento non ho nessuna soluzione in mano continueranno a arrivare. Magari si potrebbe provare il tentativo di chiedere comunque all'ufficio della sezione della circolazione di fare un cambio di targa. Abbiamo visto che lo fanno nei casi delle targhe clonate gratuitamente, forse presentando un dossier corposo come il suo. Si potrebbe provare a vedere se eccezionalmente lo fanno. Non è qui il responsabile, però sì. potrebbe essere un tentativo. Però il fatto che non risolveremo comunque il problema perché se girano le targhe a 5 cifre sì, però che magari il non però lei dovrebbe cambiare il numero e lei questo non lo vuole sì. fare, dice. Esatto. Eh, quindi... no, lo, cap lo capisco, anche io ho dei numeri. Ma cambierei. Ma no. Vabbè, ma se le continuano ad arrivare delle multe, prima o poi... continuo a resistere e una... faccio come lei. Far Perché come io ho dei clienti che mi allora. chiedono se l'hanno commessa, dico pagate. Ecco, un con consiglio finale. Se uno l'ha commessa sa di avere, essere un violatore che posteggia sempre e dappertutto e non paga, paga, le facito. Però se uno... Come il suo caso, che è veramente eh, accademico, Ma è stato a Roma, la vettura è una Dodge, è una Subaru e continua. Insiste, è giusto, altrimenti si, 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 corre vittima di resse, si diventa vittima di una specie di, 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 di pizzo di Stato che non, che non sì. funziona. Va bene, allora diciamo che le situazioni sono ingarbugliate, magari le aggiorneremo, fatecelo sapere così le aggiorniamo sì. anche sul nostro, sul nostro sito per vedere come è andata a finire, speriamo davvero bene, grazie per aver contribuito a dare le vostre informazioni che servono poi a tutti i cittadini che si trovano confrontati con il vostro stesso problema e anche a lei per essere stato qui questa sera, adesso noi cambiamo tema.